Ciao ragazzi, oggi è 11 dicembre e iniziamo con, ovviamente come sempre, il calendario Chatea, perché inizio sempre da questo qua. Non vi saprei dire se mi piace di più quello Chatea o quello NYX. La cosa bella di quello NYX è che ci sono 12 ombretti e 12 rossetti. Quello della Chatea è che sono tutti smalti. Io vorrei veramente che il Sephora e altri facessero arrivare in Italia degli altri calendari dell'avvento. Non so, magari se c'è un calendario della Urban Decay, magari. A me non dispiacerebbe per niente, sinceramente, non so a voi. Comunque, torniamo a noi. Della Chatea, adesso vi faccio vedere l'11. L'11 è questa scatolina qua con gli smaltini disegnati sopra. Allora, cosa c'è scritto? Don't be like the rest of them, darling. Grace Kelly. In pratica, questa quindi è una frase di Grace Kelly e dice che non essere come il resto di loro. Beh, forse dovrebbe essere loro, non essere come il resto di tutti. Quindi diciamo, intende dire di darsi, di non essere tutti uguali, ma trovare le differenze. Anche perché comunque, sì, oggi come oggi per sopravvivere uno deve fare le stesse cose che fanno gli altri, pensare allo stesso modo, eccetera. Quindi se va un telefilm si guardano tutti lo stesso telefilm. Invece qui dice in pratica distinguiti. Che secondo me è un'ottima cosa, nel senso che così uno riesce dentro di sé a crearsi delle idee proprie, magari simili a quelle di un altro, però proprie. Quindi io la trovo veramente un'ottima frase. Il colore che è uscito è questo qua. Io forse non riesco a farvelo vedere, però è un bel verdone. Si chiama La Dolce Vita, come il famoso film. Anche lui una mini Italia, sono 5 melle e 24 mesi dall'apertura. Allora, la prima passata è questa qua, però forse io non riesco. Ah sì, eccolo qua, riesco a farvelo vedere. Vedete tutte le striature, quindi ci vuole una seconda passata. E adesso vi faccio vedere il risultato della seconda passata e vediamo un po'. E questo è il risultato della seconda passata. Come vedete è molto bello. Allora, mi piace questo colore perché ha delle leggere venature oro. Non so se riesco a farvelo vedere. E quindi quando ci sbatte la luce sopra, veramente non è un colore. Non è un colore come gli altri, è veramente particolare. Quindi per me è ok. Almeno per i miei gusti, magari a tanti non piacciono perché o è verde oppure è troppo scuro, però devo dire, a me sinceramente i colori, tanto si sarà già capito con gli altri video, a me i colori non mi spaventano, anzi non mi piace il nude, non mi piacciono i marroni, non mi piacciono tanto i neri, a meno che non sono diversi dagli altri, ma i colori mi piacciono tutti, su questo dubbi non ce ne sono. Allora, adesso passiamo all'altro calendario, scusate, capovolto, la NYX. Allora, l'11, dove sta?
Eccolo qua, l'11 è questo qua, Addis Abeba. In questo caso è questo spazio qua, quindi dovrebbe essere il rossetto. Vediamo un po' per Addis Abeba che colore di rossetto c'è. Sempre della linea Soft Matte Lip Cream, quindi semi opachi. E questo rossetto qua sono sempre 4,7 ml. Sempre 18 mesi dall'apertura e si chiama appunto Addis Abeba, anzi Addis Ababa, perché ci sarebbe Addis Abeba, che se non mi sbaglio si dice Addis Abeba, che anche lei è una città europea. Invece qua hanno scritto Addis Ababa, ma forse perché l'hanno scritto in inglese, hanno scritto tutte le città in inglese, perciò Addis Ababa. Ok, siamo venuti alla questione. Allora, il colore, adesso ve lo faccio, è questo bellissimo rosa. Mi piace molto. Non vi saprei dire se mi piace di più lo smalto questo o questo, perché li trovo tutti e due molto belli. Forse questo, avendo un po' le finiture oro, diciamo, forse è un po' più accattivante perché è un po' più diverso, però non mi dispiace nessuno dei due, lo devo dire. L'11, una buona giornata. Ok, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.